Amici sportivi del CSI, il più cordiale buonasera vi giunge dall'impianto Sportmania di Castelnuovo al Vomano. Le formazioni Leognano Nostrum e APD Isola Calcio 7 stanno facendo il loro ingresso in campo proprio in questo istante. Le due formazioni si affronteranno in una gara valida quale nona giornata del campionato di calcio a 7 organizzato dal CSI di Teramo, gara valida per il girone A. Andiamo velocemente a leggere le formazioni dell'incontro. Il Leognano Nostrum, squadra di casa, si schiera con il numero 1 Modesto, 88 Franchi, 3 Tomassetti, 82 Di Properzio, 23 Di Sabatino, 71 Iachetti, 10 Paolo Sacchini, 27 Scaricamazza, 17 Domenico Ioannone, 5 Candria, 2 Di Stefano, 13 Moschella, 18 Stefano Sacchini. In panchina l'allenatore è il signor Domenico Ioannone. Da quest'altra parte risponde l'APD Isola Calcio 7, che giocherà il primo pallone dell'incontro in casacca rossa, pantaloncini neri e calzettoni neri, con questo team, con il numero 2 Canuti, 15 Chiavoni, 9 Chiorlin, 4 D'Archivio, 3 Manuel Di Francesco, 7 Andrea Di Francesco, 8 Di Giulio, 1 Polisini, 16 Scatena, 17 Torbidone, 10 Verzilli. L'allenatore è il signor Mauro Ciarelli. Arbitro della gara è Francesco Faragalli, che ripetiamo da pochi istanti ha dato l'inizio delle ostilità. 0-0 il punteggio. Gestisce il pallone adesso il Leognano Nostrum, che usufruisce di questa rimessa laterale. Leognano Nostrum che gioca in casacca blu, pantaloncini e calzettoni bianchi. Attenzione, c'è una palla che vaga in aria, allontana la difesa dell'APD Isola con Di Giulio. Da quest'altra parte gestisce il pallone la squadra di casa. Il pallone giocato sulla tre quarti da Di Sabatino, il tocco in profondità per la punta che prova il passaggio di ritorno nei confronti del compagno. La palla non arriva a destinazione per la chiusura di Di Giulio, che adesso gioca la sfera con D'Archivio, che osserva il piazzamento dei compagni. Dialoga con i compagni di difesa il giocatore del APD Isola Calcio a 7, ripetiamo, una realtà che ricordiamo, una realtà che rappresenta la città di Isola del Gran Sasso, che ha vissuto dei giorni molto particolari tra terremoto e nevicate. Infatti l'APD Isola Calcio a 7 è una polisportiva che ha come obiettivo fondamentale quello di promuovere la pratica dell'attività sportiva in una città qual è quella di Isola del Gran Sasso, molto toccata dalle vicende che tutti ricordiamo e che abbiamo appena ricordato in precedenza. APD Isola Calcio 7, che occupa il sesto posto in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, un bilancio tutto sommato lusinghiero. Per quanto riguarda invece il Leognano Nostrum, 13° posto con un solo punto conquistato, un punto peraltro arrivato proprio nel turno precedente. 4-4 sul campo del Gagarin Teramo. Scaricamazza adesso per il Leognano, sull'out di sinistra prova ad andar via l'avversario, il tocco al centro per la girata di Di Sabatino, è bravo però il portiere Polisini a respingere, occasione pericolosa quindi per il Leognano Nostrum. Quando sono andati via i primi 3 minuti di gioco, si gioca nell'impianto Sportmania di Castelnuovo al Vomano, una serata molto molto fredda e umida. Rimessa laterale per l'APD Isola Calcio 7. APD Isola Calcio 7 che continua ad attaccare, il pallone che però è terminato sul fondo. Gara che ricordiamo è valida quale nona giornata del campionato di calcio a 7 open maschile organizzato dal CSI Teramo. Nel girone A si sono già disputate alcune sfide. Questa è la gara che chiuderà in pratica il turno in una settimana che ha visto il CSI vivere giornate molto importanti.
sia sul piano della formazione. Ricordiamo, è terminato da poco il corso per arbitri, proprio domani inizierà il corso per allenatori del CSI. Questo sotto il profilo della formazione. Saranno giorni però molto importanti anche per quanto riguarda la vita di comitato. Domenica soprattutto sarà una giornata intensa con tanti appuntamenti importanti. Ci sarà presso l'impianto di Colle a Terrato Basso la seconda tappa del raduno per fischietti regionali. Questo nella mattina. Nel pomeriggio invece il flash mob, che intende sensibilizzare la popolazione nei confronti di un tema importante qual è quello dell'inclusione sociale, soprattutto delle persone con disabilità. Prima ancora però il terzo appuntamento di Move On, il progetto ideato dal CSI Teramo per favorire e per combattere soprattutto la sedentarietà giovanile. Calcio di punizione intanto per la PD Isola Calcio a 7, 0-0 il punteggio. Sono andati via i primi 5 minuti di questo primo tempo, è accaduto poco nulla, una conclusione pericolosa da parte dell'Ognano Nostrum. Intanto attenzione, c'è il tiro, il gol della PD Isola con Chiorlin, il diagonale che ha sorpreso il portiere Modesto, passa in vantaggio quindi la squadra ospite, 0-1 il punteggio, il gol al quinto di Chiorlin. Siamo stati profeti in un certo senso, stavamo proprio dicendo che non c'erano state grosse occasioni da rete nel match. Proprio quando abbiamo terminato questa frase è arrivato il gol dell'1-0 segnato dalla PD Isola con Chiorlin, un diagonale dal limite che si è andato ad insaccare all'angolino basso alla sinistra del portiere di casa Modesto, che è rimasto un po' sorpreso nella circostanza. Calcio di punizione adesso per il Leoniano Nostrum, che deve reagire a questo svantaggio. Calcio di punizione per il team di casa, sul punto di battuto c'è Candria, il suo tiro rimpallato con il corpo da Chiorlin, il tocco per Scaricamazza, la palla resta sulla tre quarti, adesso palla dentro per il tiro e il gol, il tiro e il gol del pareggio realizzato dal numero 23 di Sabatino, quindi botta e risposta tra le due formazioni, 1-1 il punteggio. Dopo il vantaggio di Chiorlin è arrivato il pareggio di Sabatino sugli sviluppi di una azione insistita, 1-1 il punteggio, avvio quindi pirotecnico tra le due formazioni. Ricordiamo una gara molto importante soprattutto per gli ospiti che vanno a caccia di punti per mantenersi nelle zone medio-alte della classifica. Gara importante anche per il Leoniano Nostrum, che ricordiamo va ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Rimessa dal fondo per il Leoniano Nostrum, va a recuperare il pallone lentamente Modesto, osserva il piazzamento dei compagni, il suo lancio lungo, la palla arriva sulla tre quarti, c'è il fallo commesso ai danni del giocatore in casacca numero 11 del Leoniano Nostrum. Punizione quindi per i blu di casa, sul punto di battuta c'è Tomassetti, due uomini in barriera piazzati dal portiere della PD Isola, parte la rincorsa di Tomassetti, arriva il fischio dell'arbitro, il tiro di Tomassetti, la palla che si perde larga rispetto alla porta difesa da Polisini. Ci stiamo avvicinando velocemente al decimo del primo tempo, 1-1 il punteggio, botta e risposta, Chiorlin in avvio per la PD Isola, al quinto, al sesto il pareggio del Leoniano Nostrum con Di Sabatino. Adesso proprio
Chiorlin va al tiro cross, la palla si perde sull'esterno della rete, rimessa quindi affidata al Leoniano Nostrum. C'è un'incomprensione però tra il portiere Modesto e il giocatore con la casacca numero 71, Iachetti. Il pallone scivola direttamente in fallo laterale, rimessa quindi per l'AP di Isola, che torna in possesso di palla. Lo fa però solo per un istante, visto che c'è il cambio fallo fischiato dall'arbitro Francesco Faragalli. Rimessa quindi per il Leoniano, non controlla però Di Sabatino, l'autore del momentaneo 1-1. La palla finisce in fallo laterale, imposta la PD Isola sul versante di sinistra. La palla arriva da quest'altra parte a Chiavoni, che va al tiro, para come può l'estremo difensore del Leoniano Nostrum, resta però in possesso di palla la squadra ospite con Verzilli. Adesso Canuti, il suo tocco in profondità intercettato, ancora Verzilli, deve trovare un compagno libero, non lo trova, va al tiro, attenzione, la palla sulla traversa, resta lì, c'è la ribattuta di Chiavoni, allontana però proprio sulla linea un difensore del Leoniano Nostrum, pericoloso, pericolosissima la squadra ospite della PD Isola calcio a 7 con questa botta da lontano di Verzilli che si è stampata sulla traversa. La classica azione da gol non gol, l'arbitro ha propenso per non assegnare il gol, ha scelto appunto per non assegnare il gol al team ospite, che è andato vicinissimo al nuovo vantaggio. Proprio la PD Isola adesso imposta, Verzilli all'indietro, osserva il piazzamento dei compagni, il giocatore più arretrato della formazione della PD Isola, il suo lancio lungo viene intercettato, riconquista palla il Leoniano Nostrum, il tiro di Tomassetti rimpallato, chiuso lo stesso Tomassetti, alle sue spalle però torna a impostare Iachetti. Candria non riesce a giungere sul pallone per l'intervento del giocatore con la casacca numero 11. Da quest'altra parte riparte la PD Isola, c'è il tiro di Chiorlin, la bella parata di Modesto che invita i compagni di difesa a una maggiore attenzione. Verzilli sulla linea di metà campo appoggia per il compagno che va subito ad allargare ad archivio, il tiro cross, allontana la difesa del Leoniano Nostrum, scarica Mazza, non riesce a mantenere il pallone sul rettangolo di gioco, sfera che scivola in fallo laterale, sempre 1-1 il punteggio, gara che si mantiene tutto sommato gradevole, ci sono già stati due gol, uno per parte, attacca la PD Isola, è rimasto a terra però un giocatore ospite colpito al volto dal cross messo al centro da parte di D'Archivio, gioco quindi interrotto per verificare appunto le condizioni del giocatore rossonero che è rimasto contuso al volto, si rialza proprio in questo momento, non dovrebbe essere nulla di grave. Si tratta del numero 9 Chiorlin, l'autore del momentaneo 1-0 in favore del team ospite, gol che poi è stato pareggiato da Di Sabatino, 1-1 attualmente è il punteggio tra le due formazioni. Restituisce palla Verzilli a Modesto, lancio lungo dello stesso Modesto, Di Sabatino prova a prolungare di testa, non riesce però a trovare compagni liberi, la palla scivola direttamente in fallo laterale, imposta la PD Isola, Verzilli allarga sulla sinistra per Chiorlin, il suo cross al centro allontanato da Candria in fallo di fondo, angolo quindi per la PD Isola calcio a 7. Pallone buttato al centro, svetta un difensore del Leoniano, c'è poi la battuta di prima intenzione da parte del giocatore della PD Isola, battuta rimpallata in fallo laterale, resta quindi in zona d'attacco la squadra ospite,
di Giulio, elabora un buon pallone, se lo fa però soffiare da parte di un difensore del Legnano. Legnano adesso prova a ripartire, Di Sabatino di testa, non ci arriva però il numero 17, Domenico Ioannone. La palla scivola direttamente in fallo laterale. Si gioca senza particolari tatticismi qui sul rettangolo di gioco dell'impianto Sportmania di Castelnuovo Alvomano. Iachetti guadagna una rimessa laterale, l'ultimo tocco di D'Archivio, va con le mani lo stesso Iachetti per il Leognano Nostrum. Di Sabatino prolunga di testa, ma c'è anche il fischio da parte dell'arbitro che sanziona un cambio fallo, anzi una punizione già battuta. Chiorlin, attenzione, il suo lancio lungo non era Chiorlin, bensì era il numero 17 Torbidone, il cui lancio lungo verso Chiorlin per poco non beffava Modesto, che è stato bravo a recuperare in qualche modo e a deviare il pallone in corner. Angolo quindi per il team ospite della P di Isola, la battuta che termina direttamente sull'esterno della rete, sempre 1-1 il punteggio. Abbiamo superato abbondantemente il quindicesimo di gioco in questo primo tempo. Ricordiamo, gara valida quale non aggiornata del campionato di calcio a 7. Attenzione, una bella combinazione di Sabatino scaricamazza. Il tiro di quest'ultimo si perde di poco sull'esterno della rete. Applausi comunque per il giocatore in casacca numero 27 del Leognano Nostrum, che in bello stile ci ha provato, si è reso pericoloso dalle parti del portiere Polisini, da quest'altra parte Verzilli per il compagno all'indietro per Torbidone. Il tiro di Torbidone, la palla si perde di poco alta sopra la traversa. Non c'è stato il tocco da parte del portiere Modesto, che va al rinvio con i piedi. La palla contesa sulla metà campo, esce vincitore Chiorlin che allarga per Verzilli. Verzilli che viene chiuso in fallo laterale, rimessa in gioco per la P di Isola. Con le mani va Torbidone, riceve Verzilli che prova immediatamente a girare. Buona l'intenzione, molto meno l'esecuzione. Il pallone che termina direttamente sul fondo. Modesto con i piedi, intercettato il pallone di testa, lavora la sfera sulla tre quarti la P di Isola, che adesso cambia il fronte d'attacco. Il tocco di Chiorlin è impreciso, può ripartire Iachetti, viene subito chiuso. Chiorlin allarga per Andrea Di Francesco, pressato da Candria, deve appoggiarsi all'indietro. Ancora Chiorlin, Di Giulio va a puntare il giocatore del Leognano Nostrum, va via in qualche modo. Il cross però di Chiorlin è rimpallato, lo stesso Chiorlin torna in possesso della sfera, allarga per Torbidone, il suo tiro scivola però sul rettangolo di gioco. C'è anche un tocco, pallone che era destinato sul fondo, tocco che è stato operato da Domenico Iannone. Angolo quindi per la P di Isola, calcio a 7. Torbidone non riesce a concludere, cicca la botta, Verzilli in mezzo a tre, va a guadagnare in qualche modo una rimessa laterale, rimessa che sarà effettuata da Torbidone. Palla che giunge al limite dell'area, c'è però la chiusura di un difensore del Leognano Nostrum che allontana la sfera in fallo laterale, rimessa già battuta di Sabatino all'indietro per Candria. Interviene però sul pallone Verzilli, che prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro di punta. La palla sfila sul fronte opposto, finisce direttamente in fallo laterale. Rimessa già battuta, riconquista palla la P di Isola. Chiorlin per Verzilli in questo momento, che riceve il tiro piazzato di Di Giulio, viene intercettato e deviato in fallo laterale. Rimessa in gioco quindi per la P di Isola, calcio a 7. È già scoccato il 20° minuto
minuto di questo primo tempo, sempre 1-1 il punteggio tra Leognano Nostrum e APD Isola, calcio a 7. Sfera che è terminata in fallo laterale di Sabatino, di testa prova a servire Scaricamazza, la palla non giunge a destinazione per la chiusura di Di Giulio. Canuti ha il problema di disimpegnare sul pressing di Scaricamazza, appoggia in qualche modo a Verzilli che però si fa chiudere, riparte il Leognano Nostrum, c'è la chiusura della stessa formazione della PD Isola che adesso riparte con lo stesso Verzilli che allarga per Andrea Di Francesco, il suo cross basso viene allontanato in fallo laterale con difficoltà dal Leognano Nostrum, rimessa in gioco quindi per la PD Isola, i rossoneri ospiti. Torbidone con le mani, la palla giunge in area, c'è un batti e ribatti di testa, ultimo tocco operato da parte di un difensore del Leognano Nostrum, rimessa effettuata nuovamente, interviene però il portiere Modesto che ha già fatto ripartire Di Sabatino, fermato fallosamente dalla difesa della PD Isola, calcio a 7, calcio di punizione quindi per i blu di casa. Non manca molto la fine di questo primo tempo, un primo tempo equilibrato con diversi capovolgimenti di fronte, due i gol finora realizzati da Chiorlin al quinto per la PD Isola, calcio a 7, da Di Sabatino al sesto per il Leognano Nostrum, calcio di punizione di Tomassetti, alto sopra la traversa, intanto può nuovamente impostare un nuovo tema offensivo la PD Isola, calcio a 7, c'è probabilmente fallo, l'arbitro però lascia continuare, Torbidone viene chiuso, riparte da quest'altra parte il numero 27 Scaricamazza che va al cross immediato per Di Sabatino che era solo in piena area di rigore, il suo tentativo però viene rimpallato in corner, angolo quindi per il Leognano Nostrum, proprio Scaricamazza va alla battuta, il suo raso terra, la palla attraversa tutto lo specchio di porta, non ci sono tocchi da parte dei giocatori del Leognano Nostrum, c'è stato però un tocco da parte di un difensore della PD Isola, rimessa in gioco quindi per i padroni di casa, Scaricamazza controlla di tacco, va via sul fondo il suo tiro cross che si perde alto sopra la traversa, Scaricamazza che poi è entrato in contatto involontariamente con il volto dell'avversario, si tratta del numero 17 Torbidone. Si chiariscono i due, nessun problema per Torbidone, un lieve colpo subito al naso, proprio Torbidone entra in possesso di palla in questo momento, il suo tocco in profondità per il controllo e il tiro immediato di Di Giulio, è bravo il portiere Modesto a deviare il pallone in corner, angolo quindi per la PD Isola, il corner battuto, la palla resta lì, Verzilli va alla battuta d'archivio allontanata dalla difesa del Leognano Nostrum, rimessa per la PD Isola, Di Sabatino riconquista il pallone, allarga per Candria, il tocco in profondità intercetta Andrea Di Francesco, Verzilli adesso allarga per Torbidone, anzi per Chiorlin, il suo lancio a tagliare il campo trova Andrea Di Francesco che non riesce però a girare verso lo specchio di porta, buona questa azione da parte della PD Isola, calcio a 7, non è riuscito Andrea Di Francesco a inquadrare lo specchio di porta, pericolo comunque per il portiere Modesto che adesso va al rinvio con i piedi, Scaricamazza di testa, Di Sabatino interviene, viene chiuso da Verzilli, Verzilli pallonetto su Candria, tocca a Andrea Di Francesco che allarga nuovamente per Verzilli, dialogano i giocatori d'attacco della PD Isola, calcio a 7, Verzilli prova ad andare via, non riesce a mettere un cross, allontana con un po' di difficoltà la difesa del Leognano Nostrum, arbitro che poi ferma il gioco per permettere i soccorsi al numero 3 Tomassetti che è rimasto contuso nell'azione precedente, era stata buona comunque l'azione congegnata da Verzilli che con un bel gioco di gambe aveva provato ad andare via sulla fascia di destra,
si riprenderà adesso con un pallone conteso d'archivio che restituirà la sfera al portiere dell'Ognano Nostrum, Modesto. Anzi, la tocca in fallo laterale, rimessa in gioco quindi per il Ognano Nostrum. Manca ormai poco alla fine del primo tempo, 1-1 il punteggio, risultato che ci sembra sostanzialmente giusto, gara molto equilibrata con diversi capovolgimenti di fronte sia da una parte che dall'altra. APD Isola che adesso imposta, Torbidone, il suo lancio in profondità non può arrivarci, Andrea Di Francesco, la palla che scivola direttamente in fallo di fondo. Va al rinvio con i piedi, Modesto, pallone troppo lungo, si perde addirittura direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo. Ha recuperato il pallone Polisini che ha già appoggiato al compagno, adesso Chiorlin si fa rubare il pallone dal numero 17 Domenico Ioannone, che poi prova a dialogare con Di Sabatino. Il tocco dello stesso Di Sabatino viene tenuto in campo da Candria. Da quest'altra parte riparte l'APD Isola, Verzilli, cambio di gioco sull'out opposto, attenzione il tiro di Chiorlin, la bella parata del portiere Modesto. Un minuto intanto di recupero assegnato dall'arbitro Francesco Faragalli proprio allo scoccare del minuto numero 25. Ancora 60 secondi da giocare in questo primo tempo tra Ognano Nostrum e APD Isola, calcio a 7, 1-1 il punteggio. Ma ci sono state davvero tante occasioni sia da una parte che dall'altra. Torbidone va a contendere questo pallone con Iachetti. L'ultimo tocco è proprio di Iachetti, rimessa in gioco per l'APD Isola, calcio a 7. Torbidone con le mani, pallone lungo, salta di testa Di Sabatino, allontana da quest'altra parte Canuti. Finisce qui il primo tempo, si va al riposo con il punteggio di 1-1 tra Ognano Nostrum e APD Isola, calcio a 7. A risentirci per i prossimi 25 minuti di gioco. Contro la sedentarietà dei più piccoli arriva il progetto del CSI Move On. Di che cosa si tratta? Sì, è un progetto che punta in qualche modo a superare questa problematica attraverso un progetto, un'attività che continuativa che si svolgerà ogni domenica a partire dal 19 novembre prossimo presso la palestra Molinari e durerà fino al 15 febbraio. È un progetto che appunto parte da quei dati allarmanti che riguardano la regione Abruzzo e riguardo l'obesità, appunto, perché oltre il 27% dei bambini abruzzesi è sovrappeso, l'11% è addirittura obeso e l'attività sportiva abbinata ad una sana alimentazione possono in qualche modo aiutare a superare la problematica, che si ripercuote ovviamente sulla salute di ogni ragazzo. È importante dire che questo progetto parte anche da un dialogo costante che il CSI attraverso i suoi operatori ha con le famiglie che vedono anche delle difficoltà nel svolgere attività sportive ordinarie. Quindi questo villaggio ha con sé una particolarità che è quello del carattere ludico, quindi vuole avvicinare i giovani attraverso questi grandi gonfiabili che verranno allestiti all'interno della palestra in un villaggio che sarà disponibile proprio a tutti, e gli operatori del CSI che aiuteranno a percorrere questo itinerario fatto di giochi e passare dei pomeriggi diciamo in movimento anche per aiutare a superare la problematica, avvicinarsi
magari anche ad una disciplina sportiva, perché dentro l'impianto saranno presenti anche dei referenti delle società sportive, e quindi sarà l'opportunità per vivere delle giornate di divertimento, di gioco, di festa, e guardando anche ad un obiettivo finale, che è quello di stare in salute. Bambini che potranno giocare nei villaggi gonfiabili che verranno installati in una delle strutture gestite dal CSI, la palestra Molinari. Villaggi gonfiabili, quali sono le loro caratteristiche? Sono scivoli, sono percorsi, sono attività che in qualche modo caricaturizzano un po' le discipline sportive, per renderle in modo anche più ludico. Abbiamo ad esempio anche un biliardino umano, dove i ragazzi si possono fare da pedoni del biliardino e giocare veramente delle gare appassionanti. Quindi siamo convinti che possa essere un'attività utile soprattutto ai ragazzi, anche perché la abbiniamo anche ad un discorso di cultura sportiva, perché all'interno della palestra Molinari abbiamo allestito una mostra permanente sui campioni dello sport che hanno dato una testimonianza importante nella loro vita. Questa mostra ha visitato oltre 15 regioni italiane, oltre 40 città, e abbiamo voluto riprodurre una copia in maniera permanente dentro la palestra, perché come nello spirito del Centro Sportivo Italiano vogliamo trasformare i luoghi, gli spazi che ci vengono dati in luoghi, quindi trasformare spazi in luoghi, e cercando anche di farli diventare luoghi educativi dello sport, perché stare in un ambiente che ispiri in qualche modo i ragazzi a gesta importanti, a slanci anche di positività, in qualche modo pensiamo che possa essere anche un modo utile per far fare un'attività sportiva all'insegna dei valori più importanti e motivare di più i ragazzi verso lo sport. Ricordiamo, mostra permanente che è ispirata ai campioni dello sport. Volete quindi trasformare i giovani da sedentari a piccoli campioni, non solo nel senso sportivo, ma anche nel senso della vita? Ma assolutamente, soprattutto perché di tutti gli sportivi, non tutti, quasi nessuno in percentuale diventerà un campione, ma sicuramente tutti hanno l'opportunità di eccellere in qualcosa nella propria vita, di fare le cose con impegno, di impegnarsi ogni giorno per costruire qualcosa nell'ambito dello studio, del lavoro e nella vita personale, e lo sport può essere in tutto questo una palestra importante. E vogliamo appunto anche sviluppando questi ambienti dare questo segnale e questo stimolo ai ragazzi. Le famiglie interessate a chi possono rivolgersi per iscrivere i propri figli al progetto Move On? Ma è possibile intanto rivolgersi presso la sede del CSI Teramo in via Nicola Palma 34, ma anche inviare un'email all'indirizzo impianti sportivi@csiteramo.it, riceveranno informazioni necessarie per partecipare all'iniziativa con molta semplicità, insomma è sufficiente aderire presenziando alle giornate stesse. Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo. Ricordiamo, la prima frazione si era chiusa in parità 1-1 tra Legnano Nostrum e APD Isola Calcio a 7, che ha sbloccato per prima il punteggio al quinta con Chiorlin. Un minuto dopo c'è stato il pareggio realizzato da Di Sabatino, quindi botta e risposta tutto nei primi 6 minuti di gioco in questa nona gara del campionato di calcio a 7 open maschile tra Legnano Nostrum e APD Isola Calcio a 7. Ricordiamo, Legnano Nostrum che si trova al 13° posto in classifica con un solo punto finora conquistato,
punto che è stato conquistato proprio una settimana fa, 4-4 nel turno contro il Garin Teramo. Per quanto riguarda invece la PD Isola Calcio a 7, bilancio molto più lusinghiero quello fatto registrare dal team isolano. Attenzione, intanto seguiamo questa azione in diretta, c'è il tiro, la girata di Iachetti, la palla che fa la barba al palo e finisce sul fondo, pericoloso il Leoniano Nostrum, proprio quando stavamo ricordando il ruolino fatto registrare dall'APD Isola Calcio a 7, che si trova al sesto posto in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte, 22 gol fatti, 26 gol subiti. E reduce da un KO casalingo contro la squadra seconda in classifica, la Gioventù Biancorossa, 2-5 il punteggio, una sconfitta che è arrivata a interrompere una striscia positiva di ben 3 vittorie, 6-7 contro la Valle del Vomano, 4-3 col Belvedere, 6-2 contro la FF Fuoco. Gestisce adesso il pallone il Leoniano Nostrum con il portiere Modesto. Sono già andati via i primi 2 minuti di gioco in questo secondo tempo. Sempre 1-1 il punteggio. Di Sabatino scarica mazza, si fa vedere ma non riceve il numero 17 Domenico Iannone, che adesso prova a riconquistare generosamente il pallone. C'è il tocco in profondità di Chiavoni, intercettato dal difensore del Leoniano Nostrum. Leoniano Nostrum che adesso prova a distendersi, ma il tocco di scaricamazza è troppo lungo, finisce direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani di Giulio. Il lancio di D'Archivio non giunge a destinazione, non può controllare Chiorlin. Modesto va al rilancio di Sabatino in mezzo a 3, riesce in qualche modo ad appoggiare al compagno, scarica mazza, viene poi chiuso il numero 71 Iachetti. Da quest'altra parte c'è il tiro e il gol di Verzilli, passa nuovamente in vantaggio quindi il team ospite, 1-2 il punteggio, il gol realizzato con una bella azione personale di Verzilli. Verzilli che ci sembra davvero molto ispirato questa sera. Cambia nuovamente il punteggio, quindi quando siamo giunti al quarto della ripresa. Da quest'altra parte proverà immediatamente la battuta in porta il Leoniano Nostrum. Il tiro di Iachetti viene deviato dal portiere Polisini. Pericolosa comunque questa conclusione di Iachetti, rimessa con le mani va Candria per il Leoniano Nostrum, scarica mazza di Sabatino, la palla resta in area, c'è un mucchio, allontana in qualche modo la difesa dell'APD. Adesso c'è il tocco di Sabatino per la girata di Iachetti, è alta la sua conclusione, pericolo comunque per il portiere Polisini, che è stato bravo nell'occasione precedente a intervenire sulla battuta da lontano direttamente sul calcio della ripresa del gioco da parte di Iachetti. Calcio di punizione adesso per il Leoniano Nostrum. Ricordiamo, nona giornata del campionato di calcio a 7 Open maschile organizzato dal CSI. Questa è una settimana molto importante per il CSI, soprattutto domenica sarà una giornata ricca di impegni. Ricordiamo la seconda tappa del raduno regionale per gli arbitri che si terrà in mattinata proprio domenica nell'impianto di Colle Atterrato Basso Malatesta. Nel pomeriggio invece Move On è il flash mob che serve per sensibilizzare la popolazione sul tema della inclusione sociale, il flash mob che è organizzato da Special Olympics, intitolato Mi fa volare, in onore della famosa canzone di Morandi che è stata cantata proprio questa estate.
Intanto gioco fermo, si riprenderà con un calcio di rinvio affidato ai piedi del portiere del Legnano Nostrum, da Tomassetti, anzi non il portiere, Tomassetti lungo per Di Sabatino che svetta di testa, non riesce ad appoggiare a Iachetti il pallone che termina sul fondo. 2-1 il punteggio. Attacca la PD Isola, Chiorlin all'indietro per Verzilli, ancora Chiorlin, si fa vedere, riceve il numero 15 Chiavoni, allarga per D'Archivio, tocco in profondità a cercare Di Giulio, c'è la chiusura in corner da parte di Scaricamazza, l'ultimo tocco il suo, si riprenderà quindi con un angolo in favore della PD Isola. Ci stiamo avvicinando velocemente al decimo minuto di questo secondo tempo, conduce la PD Isola 2-1 sulla Cenerentola del girone Legnano Nostrum. Legnano Nostrum che adesso va al tiro con Di Sabatino, blocca a terra Polisini, Verzilli allarga per D'Archivio che si impegna nella corsa, riesce a mantenere il pallone in campo, il suo tiro cross finisce di poco sul fondo. C'è stato però un tocco da parte di un difensore del Legnano Nostrum, si riprenderà quindi con un corner in favore dei rossoneri ospiti. Pallone lanciato al centro dell'area, allontana la difesa del Legnano, recupera Chiorlin pressato da Di Sabatino, Chiorlin si va un po' a complicare la vita, allontana alla meno peggio il pallone, non trova però compagni pronti a intervenire, la palla scivola sul fondo. Modesto con i piedi, Scaricamazza, Di Sabatino protegge il pallone, allarga per Iachetti, c'è questo lancio di Domenico Iannone, blocca Polisini. D'Archivio imposta per la PD Isola, Canuti il suo tocco in profondità a cercare Chiorlin, lavora questo buon pallone, lo stesso Chiorlin prova poi un servizio in profondità intercettato, riparte il contropiede del Legnano, Scaricamazza, Iachetti prova una finta, deve tornare all'indietro, il suo lancio viene intercettato da Di Giulio che prova a partire in contropiede, si allunga però troppo la sfera, sfera che termina sul fondo. Sta provando ad agire soprattutto in contropiede la PD Isola, forte anche del nuovo vantaggio che è arrivato in apertura di secondo tempo ad opera di Verzilli. Non può controllare il neo entrato Di Properzio, la palla scivola direttamente sul fondo. Imposta un nuovo tema offensivo per la PD Isola Canuti. Avanza a piccoli passi, il suo tocco in profondità viene intercettato da Scaricamazza e può però impostare nuovamente Canuti. La palla arriva adesso a Di Giulio sulla tre quarti, va via in mezzo a due, allarga sulla destra, la palla però è troppo lunga. C'è anche però un fischio da parte dell'arbitro Francesco Faragalli, calcio di punizione per la PD Isola, calcio a 7. Ci sono tre uomini in barriera per il Legnano Nostrum, sul punto di battuta sono tre anche i giocatori della PD Isola che si combattono questa punizione. Parte il tiro di Giulio, non riesce sul secondo palo a deviare il pallone in fondo al sacco Manuel Di Francesco, azione pericolosa quindi per la PD Isola che sfiora il tris quando abbiamo da poco superato il decimo minuto di questa ripresa. 2-1 in favore della squadra ospite della PD Isola sul Legnano Nostrum. Di Giulio, Scaricamazza interviene alle sue spalle, batti e ribatti adesso Domenico Iannone,
va via in qualche modo sul pressing dell'avversario. Proprio Iannone prova un tocco in profondità per Di Properzio, che scatta però con qualche attimo di ritardo, si fa anticipare da Canuti. Canuti va a rilanciare, batti e ribatti. Adesso un po' di disordine in campo in questo secondo tempo, era stato molto più apprezzabile soprattutto da un punto di vista tecnico la prima frazione, un po' di errori in questo secondo tempo anche a causa dell'alta posta in palio. Adesso palla che è arrivata dalle parti della nostra postazione, va alla rimessa laterale di Achetti con le mani, riceve scarica Mazza, chiuso da Di Giulio, c'è il lancio di D'Archivio sul fronte opposto. Adesso Torbidone, Di Giulio si gira, non riesce a calciare, c'è la chiusura di Tomassetti, è suo però l'ultimo tocco, rimessa laterale per l'AP di Isola, calcio a 7, attenzione, un intervento in gioco pericoloso di D'Archivio, calcio di punizione quindi per il Leoniano Nostrum. Stiamo giungendo rapidamente al 15° di gioco in questa ripresa. Mancano poco più di 10 minuti alla fine dell'incontro. Conduce l'AP di Isola, calcio a 7, 2-1 sul Leoniano Nostrum. Leoniano Nostrum che ha quindi poco più di 10 minuti di speranze per giungere al pareggio. Deve invece stringere i denti l'AP di Isola, calcio a 7, Di Giulio non controlla la palla, però arriva in qualche modo al compagno che appoggia nuovamente per Di Giulio, il suo tiro rimpallato, rimessa in gioco per l'APD. Scarica Mazza, lotta su questo pallone, c'è il tiro rimpallato da parte di Manuel Di Francesco, da quest'altra parte il contropiede di Scarica Mazza, c'è la buona chiusura di Canuti che però perde poi il pallone, il tiro di Scarica Mazza e il gol. Tiro di Scarica Mazza e il gol, 2-2 il punteggio. Gol che è arrivato al termine di un'azione un po' disordinata con qualche errore sia da una parte che dall'altra. La sfera è giunta sugli sviluppi dell'azione a Scarica Mazza che non ci ha pensato su due volte. Ha incrociato un bel diagonale che ha baciato il palo di sinistra e si è spento in fondo al sacco. Cambia nuovamente il punteggio, perviene alla nuova parità il Leoniano Nostrum con Scarica Mazza, 2-2 il punteggio. Siamo già da quest'altra parte, attacca la P di Isola che non ci sta, palla che scivola in fallo laterale, rimessa già battuta, non può arrivarci Manuel Di Francesco, il pallone scivola sul fondo. Tomassetti va con i piedi al rinvio, il suo lancio lungo intercettato da Torbidone di testa, allontana in fallo laterale il numero 17 della squadra ospite. Rimessa in favore del Leoniano Nostrum, riceve Di Properzio, spalle alla porta, appoggia per Iachetti, si gira, il suo tiro rimpallato da D'Archivio, fallo laterale per il Leoniano Nostrum, l'ultimo tocco è stato proprio di D'Archivio. Si fa vedere Di Properzio, la palla però non arriva a destinazione, scarica Mazza per il compagno all'indietro, Tomassetti lascia a Domenico Iannone che va al rilancio lungo nel tentativo di servire Di Properzio, la sfera però termina in fallo di fondo. Polisini può andare a rinvio, appoggia a Canuti. Il tocco per Verzilli, chiuso da Tomassetti. Iachetti si fa vedere, riceve sulla destra, il suo lancio lungo è impreciso, la palla ha un effetto a uscire, termina infatti in fallo laterale. Canuti, Verzilli riceve sulla metà campo, può allargare sulla destra, preferisce appoggiare all'indietro a Canuti. D'Archivio, la palla arriva
Andrea Di Francesco, all'indietro nuovamente per Canuti, avanza d'archivio, Canuti va al servizio proprio per d'archivio, c'è la chiusura di Domenico Iannone che sparacchia il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per l'APD Isola. Non manca molto alla fine dell'incontro, siamo quasi al ventesimo di gioco. Calcio di punizione adesso per il Leoniano Nostrum. Tre uomini in barriera chiamati dal portiere Polisini. Sul punto di battuta c'è il numero 3 Tomassetti. Sono anzi due gli uomini in barriera per il team dell'APD Isola. Tomassetti va alla battuta, la sua rincorsa, palla che finisce altissima, avrebbe probabilmente fatto meglio a tirare di potenza verso la porta di Polisini, che ha già rimesso il pallone per Canuti. Verzilli allunga per il compagno il tiro cross, c'è la chiusura di Scarsa che allontana. Verzilli mantiene in attacco la PD Isola, appoggia a Di Giulio, ancora Verzilli, ancora scarica mazza in chiusura ad allontanare il pericolo, palla deviata in fallo laterale, rimessa in gioco per la PD Isola. Calcio a 7, si preparano intanto fuori dall'impianto Sportmania di Castelnuovo Alvomano le squadre FF Fuoco e Gioventù Biancorossa, che tra poco si affronteranno nella gara di chiusura di questo nono turno di campionato. Riconosciamo l'arbitro Senad Minai che dirigerà appunto l'incontro. Angolo intanto per la PD Isola, calcio a 7, allontanato dalla difesa del Leognano, il lancio lungo di Canuti, esce Modesto che abbranca in presa alta. 2-2 il punteggio tra Leognano Nostrum e APD Isola, gara equilibrata con diverse occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, risultato fino a questo momento abbastanza giusto. Intanto attenzione Verzilli, il tiro rimpallato dal portiere Modesto, d'archivio il cross per il numero 7 Andrea Di Francesco che va alla battuta volante, non riesce a inquadrare lo specchio di porta, pericolo comunque costruito da parte dell'APD Isola. Calcio a 7 con il solito Verzilli migliore in campo di questa sfida, un gol e tante belle giocate per lui non sono bastate almeno per il momento alla sua squadra per vincere questo incontro. Ricordiamo 2-2 il punteggio, attacca nuovamente la PD, il lancio di attenzione Andrea Di Francesco, Modesto per poco non si complica la vita, branca il pallone in due tempi, proprio Modesto va al rinvio lungo, non trova Di Properzio, la palla scivola direttamente in fallo di fondo. Polisini con i piedi, torbidone, allarga ad archivio, tocca all'indietro nuovamente per Torbidone, il lancio lungo a cercare Andrea Di Francesco che non riesce a controllare, la palla giunge direttamente tra le braccia del portiere Modesto, da quest'altra parte chiude Torbidone, ancora dialoga con d'archivio, il suo tocco in profondità intercettato da Moschella che poi va uno strano passaggio all'indietro nei confronti di Scaricamazza, interviene Di Giulio che mantiene in attacco la PD Isola, calcio a 7, il tocco di Torbidone dentro per Andrea Di Francesco chiuso da Tomassetti, allontana poi in fallo laterale Modesto. Mancano ormai pochi istanti allo scoccare del minuto numero 25, si attende la segnalazione del recupero da parte dell'arbitro che ricordiamo il signor Francesco Faragalli. Attenzione, va intanto al tiro da lontano Iachetti, non inquadra lo specchio di porta. Polisini, Canuti allarga per d'archivio, all'indietro per Torbidone,
finta su Iachetti. Torbidone poi va al lancio lungo in profondità, non può arrivarci d'archivio, che si complimenta comunque con il compagno per l'intenzione. Tomassetti per il Lognano Nostrum, scarica mazza di prima, allarga per Di Stefano, scarica mazza, tocca in qualche modo a Iachetti, appoggia per Di Sabatino, non ci crede Iachetti che si ferma, la palla non giunge a destinazione, da quest'altra parte sparacchia direttamente in fallo di fondo. I giocatori dell'APD Isola Tomassetti va al rinvio di Sabatino, controlla, appoggia per Iachetti, attenzione, il suo tiro di prima intenzione viene toccato da un difensore dell'APD Isola, calcio a 7, ci crede comunque il Lognano Nostrum. Mancano circa 3 minuti alla fine, 22esimo in corso, angolo di Sabatino sul punto di battuta, la palla in area, non riesce ad arrivarci Di Stefano di testa, allontana poi Verzilli che tocca il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per il Lognano che continua a spingere, scarica mazza, Iachetti, la palla finisce fuori, anzi no, l'arbitro lascia continuare, da quest'altra parte c'è la chiusura di Stefano che perde però il pallone, riparte in contropiede l'APD Isola, Di Giulio guadagna in qualche modo una rimessa laterale, va con le mani d'archivio, Verzilli riceve, appoggia nuovamente per d'archivio, il suo cross intercettato, Verzilli mantiene il possesso della palla in campo, anzi no, si trascina il pallone direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco affidata alle mani del giocatore con la casacca numero 3 del Lognano Nostrum, Tomassetti. Verzilli guadagna un calcio di punizione, Canuti alla battuta, può allargare a Torbidone, Canuti però preferisce il tocco in profondità per Di Giulio che va al tiro immediato, la palla arriva in questo momento a Torbidone, il suo tiro rimpallato va al cross d'archivio, allontana con qualche difficoltà la difesa del Lognano Nostrum, c'è poi il tiro di Verzilli, la palla scivola sul fondo, continua la gara a offrire emozioni anche in questo finale di secondo tempo, 2-2 il punteggio, ma ci sono state davvero tante occasioni da rete sia da una parte che dall'altra. Tomassetti al rilancio, pallone lungo di Sabatino, non riesce a mantenere il possesso del pallone sul rettangolo di gioco, rimessa per l'APD, attenzione, va via sull'out di destra Andrea Di Francesco, il suo cross intercettato da Scaricamazza che sporca il pallone in fallo di fondo, angolo per l'APD Isola, calcio a 7, si fa vedere Verzilli, il tocco in area per il colpo di testa di Torbidone che non riesce a correggere verso lo specchio di porta, resta comunque in attacco l'APD, la palla arriva ad archivio che può concludere, attenzione l'assist per Torbidone che non va alla conclusione, allontana proprio nei pressi dello specchio di porta, ci è sembrato il numero 3 Tomassetti, pericolo comunque per l'APD Isola, lo dicevamo proprio in precedenza, gara che sta offrendo diverse emozioni, 4 gol finora realizzate ma tante occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, le due formazioni si affrontano senza particolari tatticismi, il tiro adesso di Torbidone parato in due tempi da Modesto. Attenzione di Sabatino, la palla in aria, c'è il tiro e il gol. Il gol di Sabatino, passa in vantaggio il Lognano Nostrum, di Sabatino che è stato bravo e fortunato, ha vinto un rimpallo e ha freddato il portiere, di Sabatino che segna proprio allo scoccare del minuto numero 25. Ci saranno ancora 60 secondi da giocare, un minuto il recupero è segnato dall'arbitro Francesco Faragalli, Verzilli prova ad andare via, c'è il fallo del numero 2 di Stefano, calcio di punizione quindi per l'APD Isola che dopo essere stata per due volte in vantaggio adesso si trova a rincorrere il punteggio proprio a un minuto dalla fine dell'incontro.
Canuti sul punto di battuta. Va in attacco anche il portiere Polisini. Vediamo la soluzione scelta da Canuti. Il suo tiro, la palla è alta di poco sopra la traversa. Nessun pericolo per il portiere Modesto, che adesso aspetta qualche secondo prima di andare al rilancio lungo. Il suo rinvio viene deviato da Torbidone in fallo laterale. Finisce qui l'incontro. Prima vittoria in campionato per il Lognano Nostrum, che batte 3-2 una buona AP di Isola Calcio a 7. Per questa telecronaca è tutto. Francesco Graduato per il commento e Maria Carandante per le riprese vi ringraziano per l'attenzione e vi rimandano ai prossimi appuntamenti del campionato di calcio a 7 Open maschile organizzato dal CSI Teramo. Prima vittoria stagionale per il Lognano Nostrum, finalmente al nono tentativo arriva questa benedetta vittoria. Eh sì, siamo molto contenti, inaspettata, perché dopo una serie di sconfitte siamo molto contenti. Presentiamo un attimo la realtà del Lognano Nostrum. Chi siete e qual è l'obiettivo che intendete raggiungere in questa stagione? Ma il Lognano Nostrum è una squadra composta, diciamo, da più anziani e giocatori meno esperti, quindi il nostro obiettivo è divertirci, giocare. Sconfitta forse inaspettata per l'AP di Isola Calcio a 7 contro la Cenerentola Lognano Nostrum, è arrivato un KO comunque che non cambia molto la vostra classifica, che comunque è molto positiva. Sì, sicuramente non ci aspettavamo questa sconfitta dopo l'inizio, poi magari un po' sottovaluti l'avversario visto anche la classifica, però comunque hanno sicuramente meritato la vittoria, cioè, oddio, meglio, poteva vincere chiunque, hanno vinto loro, ok, va bene, dai. È stata infatti una partita davvero rocambolesca, ci sono stati 50 minuti ricchi di occasioni da rete sia da una parte che dall'altra. Purtroppo il classico gol mangiato, gol subito, è finita così. Purtroppo andrà meglio la prossima volta, dai.